Da razza eletta italiana durante il periodo fascista a varietà di nicchia ai nostri giorni. Strano destino per il grano Senatore Cappelli, antica varietà pregiata, coltivata oggi nel Salento solo da poche aziende che praticano l'agricoltura biologica. Qui siamo in contrada Cardigliano, a Specchia, dove il rito della mietitura si è trasformato in festa. Il contenuto nutrizionale della farina ottenuta dal Senatore Cappelli è rimasto inalterato nel tempo, ma la bassa resa, quasi 20 quintali per ettaro, ha indirizzato la grande industria alimentare verso altre varietà ottenute mediante le moderne tecniche di manipolazione genetica. Già a prima vista la spiga presenta delle caratteristiche inconfondibili. Noi le chiamiamo in dialetto specchiese capinivora, che sta per testa nera. È un grano a basso contenuto di glutine. Viene usato nella pastificazione e panificazione. Attualmente la farina del grano Senatore Cappelli è utilizzata per produrre pane, pasta, taralli e friselle. Riusciamo a panificare, insomma, qualche quintale di farina all'anno.